del mio cuore, amen. Allora, adesso, oggi, devo lisciarmi un tantino qui, però è cresciuto poco, quindi con una lisciata, quanto mai, sembra che non mi è cresciuto niente, però fa la gratta caccia, bisogna che la toglio, la rimuovo. Guarda, guarda come faccio oggi, prendo la tachina, come al solito, tanto come sempre te guardo io che mi stai a guardare, quindi tu, io te guardo e tu mi guardi, quindi ci guardiamo insieme. Guarda, a posto. La lavatrice fa rumore perché è vecchia, ormai si è invecchiata, avrà fatto 1000 lavaggi, guarda un po', guarda. Ora metto il pennello così. Adesso sì, guarda, col pennello è tutto più semplificato, più semplice, più comodo. Guarda tu che roba, nella laringoiatria un pennello, vernice. Vabbè, un giorno di questi devo verniciare il soffitto. E poi faccio pure un format della tinteggiatura. E poi devo verniciare pure le finestre, perché devo riprendere il legno. Gli devo mettere la protezione del legno, perché il legno è rovinato. Ecco, vedi? Perché la finestra del bagno è praticamente la finestra più soggetta all'umidità, quindi si è rovinato il legno, si è consumato, si è rovinato. E una volta ogni 20 anni io ci metto una protezione per legno. Adesso però è passati più o meno 2 anni, solo che si è rovinato tantissimo. Ormai è dagli anni 90 che c'è queste finestre, quindi ogni 20 anni io faccio la pulizia. Adesso però non è più sufficiente ogni 20 anni, bisogna farla ogni 2 anni, ogni 2-3 anni, e il ripristino di sto legno, perché è mezzo marcio. Per non mettere la finestra nuova bisogna ripristinare il legno. Guarda, devo stare attenti perché non ci ho messo la crema sotto. Ieri ci ho messo il proraso sotto. Lo sai che ce l'ho messo? Ce lo metto adesso? Senti che roba, oh, che bestia! Che bestia, oh! Porca miseria! Se comandavo io non li facevo camminare questi. Non li facevo circolare. Non c'ha manco il collettore questo. Porca miseria, che diavolo! Guarda, ci metto la crema pro raso, che non ce l'ho messa prima, perché sennò dopo mi taglio e mi faccio i sbocchi di sangue. Ieri un sacco di sbocchi di sangue mi sono fatto, micro sbocchi. Nella laringoiatria. Ecco, fammi finire da tagliarmi la barba, perché prima del pranzo bisogna farla, cioè per giusto, come dicevo ieri, bisogna tagliarsela alla mattina presto, appena ci si sveglia. Però io stamattina non ho avuto possibilità, non ho avuto modo da tagliarmela, e quindi me la taglio adesso, quindi bisogna che mangio appena ho fatto.
Guarda, adesso io mi sciacquo questo pennelletto. Guarda un po' cosa mi fa. Guarda, mi idrato tutto, lo sciacquo, rimuovo la schiuma da barba e la crema, la rimuovo, pure penetra con l'acqua, penetra di più nella pelle. E poi faccio una bella idratata alla pelle. Vedi, non c'avevo quasi niente, quindi non la butto via la lametta, anche se queste è usa e getta, però non le butto via. La uso domani, dopo quando mi fa male, se mi fa male la sostituisco. Ecco, vedi. Adesso sai cosa faccio? Come ieri. Guarda, guarda, metto la setola del pennello dentro la crema, lo imbevo con la crema, le setole, e poi me la distribuisco in faccia. Vedi che roba, guarda, mi impennello la laringoiatria. Senti che casino, sti scooter schifosi. Io se comandavo tutto il mondo, che ero il re del mondo, eliminavo tutte le robe rumorose. A posto, guarda. Oh, adesso sì che va bene. Mi sono idratato tutto e me la lascio qui, questa crema me la lascio qui. Adesso già che ci sono, mi idrato pure la testa. Bisogna tutelarsi il kebab, però bisogna tutelare anche l'anima, l'ho detto tante volte. Questo format è corto, stavolta non vale quasi niente, però senti che roba, un'altra volta, porca miseria. Questo format dicevo che non vale niente al confronto di quell'altri, quindi chi è che vuole vedere il format più lungo vada a vedere il video di ieri. Questo dura poco perché non c'avevo quasi niente di barba, mi è cresciuta un tantino stanotte, ma niente di che. Quell'altri è più interessante di format. Comunque questo è una idratazione che mi do in tutta la faccia, in tutto il volto del kebab, e quindi dobbiamo tutelare non solo il corpo ma soprattutto l'anima, come ho detto sempre, la nostra anima è importante tutelarla. Ecco, adesso mi sta a venire a chiamarmi sorella. A posto. Oh, adesso sì, vedi? Pronto? Sì, adesso vieno, va bene. A posto, mi sono idratato pure il naso, cosa voglio di più? Grazie, tutto questo grazie a Enrico e Marco Puccettone, perché sennò non era possibile impennellarmi, era possibile solo a mano e basta. A posto. Se aspettava te morivo matto, invece grazie a Marco e Enrico, a posto. Il pennello l'ho sciacquato, vedi? Wilkinson. Mi sono idratato tutto il volto di questo kebab che mi è stato dato in prestito per sopravvivere in questa vita. E dopo, quando andiamo dall'altra parte, nell'altra dimensione, e poi l'anima vivrà l'anima, non il kebab. Dopo però, al ritorno del Gesù in terra, risorgerà anche i corpi, anche i kebab, li risorgerà, li ricostruirà da zero, però perfetti, nella perfezione totale, non nell'imperfezione delle disabilità, delle malattie, delle cose che c'è qui sulla terra,
sofferenze, malattie, imperfezioni, disabilità motorie, fisiche, spirituali, ci ricreerà da zero perfetti, perché l'amore è perfezione. L'amore non è morte, non è la morte l'amore, l'amore è perfezione e felicità, gioia, pace e vita eterna. Pensa che bello. A posto, ti saluto. Ari, ciao. Ho mangiato, ho pranzato e adesso mi lavo i denti. Prendo questo qui, il dentifricio, come al solito, te lo faccio vedere. Vedi? Mi si è seccata la crema. A posto. Mi sciacquo il pennello e mi do una bella impennellata. Vediamo un attimo se mando via il bianco della crema. Mi fa il trattamento con la saponetta emostatica. Ecco, guarda, aspetta, adesso fa sto trattamento. Le gusta questo pennello, gusta pennellarsi. Non mi brucia, deve essere che non mi sono ferito. Oggi non mi sono ferito. Gusta un po' a impennellarsi la laringoiatria. Posso, ti saluto veramente, ha durato poco, però ricordati una cosa, che quando le cose ti sembrano inutili, ti dirai, cosa l'hai fatto a fare su format che non c'avevi la barba, ti sei tagliato il nulla, no? Eppure c'avevo qualcosa che grattava, adesso liscio. Quindi l'inutile, che a volte sembra inutile, diventa utile,
l'inutile diventa l'utile, ricordiamoci. Era meglio che c'è, cioè è meglio che c'è o che non c'è? Era meglio che non c'era oppure che c'è? Quello che dobbiamo pensare. È meglio che c'è che non c'è. Anche se corto, è meglio che c'è. A posto. Fatta finita. Ricordate, l'inutile a volte diventa l'utile. Ciao!